Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo su Final Fantasy IV, la nostra avventura, dove nella scorsa puntata ho fatto un'impresa a dir poco pazzesca, ovvero sconfiggere il boss da solo, però questo mi è di aiuto perché vuol dire che appunto devo allenare la squadra, devo equipaggiarla meglio e sicuramente arriverà il periodo in cui farò una pausa dalle registrazioni proprio per migliorare tutto il team. Per il momento però andiamo avanti con la storia e fino a dove possiamo arrivare, cerchiamo di arrivare. Oddio. Però come potete vedere adesso siamo dall'altro lato e quindi sbloccheremo l'altra zona della mappa che non avevamo sbloccato, vedete? Stavo tornando indietro, non so neanche perché tra l'altro. Benissimo. Ho ottenuto un elisir, buono. Mi piace, gli elisir sono sempre utili. Sono sempre utilissimi. No, prima andiamo a destra. Che poi riflettevo sul fatto che in realtà la mia squadra non è bassa come livello, cioè nel senso, la mia squadra è tutta a livelli A, cioè sono quasi a livello 50 comunque, tanto per dire che cioè mi sto impegnando nel livellarmi, però probabilmente è forse l'equipaggiamento che non è tanto al top, perché ancora gli equipaggiamenti di quelli buoni non li possiamo ottenere, però ci lavoreremo piano piano. Sono sicuro che anche lei preferisce noi. E così possiamo riottenere finalmente una nuova nave. Falcon, come la Millennium Falcon. Ed eccoci qua con la nostra nuova navicella. Guardate che figata. E adesso possiamo finalmente esplorare anche il continente sottostante. Non possiamo andare sulla lava, ovviamente, però per tutto il resto possiamo esplorare, possiamo girare. Non c'è un granché effettivamente da vedere qui nel sottosuolo, però approfittiamone, anche perché comunque non si sa quante volte, quante altre volte ancora possiamo ritornare qui. Per cui direi che è l'occasione giusta. Allora, di qua non c'è un granché effettivamente come esplorazione. È molto, diciamo, è molto, molto statica come mappa, se ci fate caso. È veramente molto statica, anche perché non c'è un granché effettivamente da vedere. Però vedete, da qui possiamo praticamente ritornare anche forse nella diciamo, possiamo tornare in superficie, anche perché qui non c'è niente da comprare effettivamente, quindi vediamo se possiamo farle. Sì, esatto, possiamo andare in superficie forse. No, da qua non mi ci fa andare. No, questo era il nostro punto di, appunto, di ingresso, che però a quanto pare è stato distrutto. Per cui penso che l'unica cosa che possiamo fare è ritornare per l'appunto dai nani. Per cui fermiamoci e ritorniamo dai nani. Vediamo un po' se c'è una novità, se ci sono novità in generale. Ovviamente abbiamo già esplorato tutto e preso tutto dai nani, quindi eccoci qua. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta.
Il nome normale per un nano, Luca. Chiave l'ingresso della caverna. La collana di Luca. Bene. Adesso che abbiamo ottenuto anche la collana, possiamo dirigerci verso la nostra nuova meta, il nostro nuovo dungeon, che effettivamente non è neanche male perché così mi posso allenare. Allora, innanzitutto andiamo... Voglio andare un attimo qui perché voglio vendere tutte le mie cose che ho trovato durante questo periodo. A meno che effettivamente debba andare da qualche parte. Allora, questi non li vendo. Questo sì, lo vendiamo. Allora, ragazzi, ho fatto un taglietto perché mi sono aggiornato per vedere effettivamente dove dovessi andare. Ed effettivamente mi ero scordato una parte, ovvero dopo aver ricevuto la collana, dobbiamo andare verso l'armeria. Dobbiamo andare verso l'armeria, verso l'infermeria, perché troveremo Sid. Sì, troveremo Sid, che scopriamo essere ancora vivo, ovviamente, e che quindi può darci una mano. E vedremo soprattutto come ci darà questa mano. Per cui l'infermeria adesso doveva essere qui. Era questa, sì, eccolo qua. Esatto. Quando mi scappa. Decisamente. Guardate come smartella. Adesso potete volare dove volete. Sublimazione, esame. Ancora ho anche tutte le sublimazioni da dover dare, eh? Quindi ricordiamoci anche questo. Ovviamente per ora non lo faccio perché non mi interessa. Ci sarebbe anche la locanda, effettivamente, che non mi dispiacerebbe approfittarne. Così recupero MP, recupero tutti i PV, sono bello pimpante e pronto ovviamente per il nuovo dungeon, perché sì, dovremo affrontare un nuovo dungeon. Magari al solito lo affronteremo probabilmente in questa puntata. Credo di riuscire ad affrontare tutto il dungeon con, penso, combattimento del boss. E poi nella prossima puntata invece chiuderemo il capitolo proprio per vedere che cosa succede qui sotto, nel sottosuolo, ecco. Bene, adesso la nave, che è stata rinforzata con il Mithril, può volare il mare di lava, quindi possiamo esplorare finalmente tutta la regione sottostante, soprattutto perché, guardate, qui c'è un bel posticino che dobbiamo assolutamente raggiungere.
Se non sbaglio, è questa. La fucina di Coccol. Credo che sia lui. Quello che mi dava le armature. Ho trovato una panacea. Vediamo se era lui effettivamente il miglior fabbro che ci sia. Sì, però fatemi parlare con il fabbro. No, allora è sopra. Eh sì, ragazzi, io dopo tutto sto tempo. No, non forgerò mai più niente. Ecco, vedete, del leggendario adamantite. Allora potrei ripensarci. Purtroppo, l'adamantite noi non ce l'abbiamo. Però l'adamantite sappiamo dove trovarla. Goccia di soma. Va bene, quindi l'adamantite sappiamo che è l'ingrediente per permetterci di forgiare qualcosa qui. Per il momento non possiamo fare nulla, però va bene. Continuiamo la nostra esplorazione, anche perché la caverna dove dobbiamo andare noi, se non sbaglio, si trova esattamente qui a sud, a sud-ovest. Però ci sono ancora dei villaggi o dei paesaggi che dobbiamo visitare. Come qua, Tomra. Tomra è uno dei posti dove possiamo equipaggiarci con diciamo l'equipaggiamento di diamante, se non ricordo male, che è uno tra i più forti che si possa comprare. Ok, Ashura, frusta di catene, la prendiamo easy. L'ammazza orchi, ne potremmo prendere un'altra per Kane, a dire la verità. Prendiamola, approfittiamone. Arco assassino, frecce silenti, shuriken, non mi interessa. Va bene, non so se effettivamente comprando due asciure. Vabbè, alla fine sono 7000 galle, non sono niente di che. Allora, equipaggiamo. Ecco, ammazza orchi. Qui le frecce del buio. Qui non c'è nulla. La frusta di catene. Doppia asciura, esattamente, come pensavo io. È tutto qui. Va bene, usciamo. E andiamo appunto a prendere adesso le armature. Purtroppo le armature penso che costino parecchio. Esatto, perché qui ci sono adesso tutti gli equipaggiamenti migliori che possiamo effettivamente dorare. Però qua li chiamano di giada. Io invece mi ricordavo fossero di diamante. Riduce tuono e armilla di giada riduce tuono. Quindi qua sì, tutto abbastanza interessante. Allora, queste le possiamo prendere tre. Poi lo scudo, ne prendiamo uno per ora. Elmo, ne prendiamo uno. E corazza, ne prendiamo uno. Anche perché, vedete, purtroppo non riusciamo a prendere altro. Possiamo prendere un altro elmo da dare a Kane, solo che gli aumenta la difesa di uno, quindi non credo sia tanto interessante. Invece un altro scudo potrebbe essere interessante perché comunque dà anche la difesa magica, che non è assolutamente male. Per cui ottimizziamo benissimo Cecil, ottimizziamo Ridia, anche Edge e Rosa, ovviamente. Frecce del buio o frecce velenose? Qua le cambio ogni volta. No, utilizziamo quelle del buio. Kane invece potrebbe prendere tutto Gelum, effettivamente, ma non è quello che mi interessa. Per cui vendiamo qualche cosina, ovvero la cotta Focum. Lo scudo Focum, l'elmo della luce che adesso non mi serve più, il kunai. Queste sono tutte armi che costano poche, quindi si possono ritrovare tranquillamente. Bracciale potente, no, per adesso non lo voglio togliere. Il berretto verde che effettivamente mi aumenta la difesa magica, ma di per sé non mi interessa. Poi il brando Gelum. Non vorrei venderlo effettivamente perché non so se lo posso ricomprare. Lancia Gelum, stessa cosa. L'ascia dei nani, sì, la possiamo vendere. Poi la sanguinaria non la voglio vendere. Guanti, armilla di ferro. No, non c'è effettivamente tutto ciò. Vabbè, l'arco grandioso che possiamo vendere. Poi gli altri, come potete notare, sono tutti. Coltello di Mithril. Sono tutti oggetti che comunque costano poco. La lancia Focum la possiamo vendere. La spada Focum la possiamo vendere. La spada antica no. Eccetera, eccetera, no. Ok, abbiamo rifatto un bel po' di
diciamo un bel po' di roba. Per cui compriamo un'armatura per Kane anche e l'elmo per Kane. Così tutti gli altri soldi resteranno a disposizione. Questa è la forcina dorata, però non ho abbastanza soldi. Per cui equipaggiamo a Kane. Con qua addirittura lo scudo di scudo Gelum. Scudo Gelum ha la stessa capacità dello scudo di Giada, no? E infatti, e allora prendiamolo per Kane. Ah, ma già l'avevo preso. Ah no, l'ho preso ora, giusto. Ragazzi, sono un attimo. Ecco qua. Benissimo, adesso siamo equipaggiati, direi abbastanza bene perché ci serviranno questi equipaggiamenti. Armatura Gelum che mi fa recuperare praticamente tutto. La runica la possiamo vendere, tanto non mi interessa. Ok, abbiamo. Io ho sbagliato, scusate. Ho per prendere appunto la forcina dorata. Bene, abbiamo speso praticamente tutto. Perché abbiamo speso tutto. No, la forcina è qua. Esatto, aumenta tutte le mie statistiche. Bene, abbiamo praticamente speso tutto quello che era il mio patrimonio, chiamiamolo così. A questo punto andiamo qua sopra, vediamo cosa c'era. Oh, dei forzieri. Lira di Zeus. Scheggia di Pyros. Super Etere. E 2000 Gael, che schifo non fanno proprio. A questo punto andiamo al negozio oggetti perché voglio fare una bella scorta di code di Fenice. Purtroppo le code di Fenice sono tra gli oggetti che più mi servono durante l'esplorazione, se c'è ovviamente, produce l'effetto terremoto addirittura. Non ci sono giustamente le code di Fenici. Mi sembrava giusto. Cioè, l'unico oggetto che mi serviva non c'è. Va bene, vediamo se lo riesco a trovare da qualche altra parte. Allora, la caverna che a me interessa si trova, dovrebbe trovarsi qui. Esattamente, là già l'ho vista. Eccola qui. Questa è la caverna che a noi interessa. Non dovrebbe esserci dell'altro, se non sbaglio, in questa mappa adesso. Vorrei dire una castroneria. No, qui c'è un'altra caverna. Però non credo sia quella che interessa a me, effettivamente. Cioè, quella per andare di trama è quella là sopra. Almeno dai miei ricordi più vaghi e più remoti. Qui ce n'è un'altra caverna. Madonna, insomma, è pieno di caverne qua. Però non ricordo quali caverne siano. Caverne delle Silfidi. Qua non so effettivamente cosa posso incontrare. Oddio. Frecce angeliche. Allora, visto che mi ero un attimo bloccato, ho praticamente letto una piccola guida e qui comunque avremo modo di poterci tornare più in là. Quindi per il momento usciamo. Non è, diciamo, non è la zona che mi interessa. Preferisco concentrarmi un attimo sulla storia. Quindi riscendiamo e torniamo nella caverna appunto che ci serve. Prima però voglio sbloccare anche questa, in modo tale da avere già tutte le zone. Ecco, la caverna degli Eidolon, questa. Ci arriveremo anche dopo. Esatto, potremmo cercare Leviatano e gli altri per chiedere il proprio aiuto. Però per il momento lasciamo perdere. Non è questo il momento per farlo. Queste le farò poi successivamente nelle altre zone, nelle altre puntate. Allora, qui possiamo salvare intanto, visto che siamo all'inizio del nuovo dungeon. Direi di salvare qui nello slot 1. Ok, come MP Rosa e Iridia sono messi bene, quindi va bene. Cecil, anche se non ha tanti MP, non mi interessa. Cioè, assurdo, mi hanno decimato un team. Vabbè, io non la volevo utilizzare, però mai che ci siamo, utilizziamo il padiglione. Così recupero HP, PM, tutto e parto bello fullato prima del dungeon. Va bene. Va bene.
Va bene, di salvare abbiamo salvato, quindi possiamo cominciare. Caverna proibita, ingresso. Perfetto. E da qui cominciamo l'esplorazione della caverna proibita. Ok, da qua non ci può andare. Per cui facciamo un bel giro. Cerchiamo di esplorare tutti gli anfratti. Cioè, guardate la cosa fenomenale. Vado, cioè, combatto. Cosa succede? Mi lanciano mutismo. L'unica che viene colpita, ovviamente, è Lidia, che è quella che deve vivere praticamente con le magie. Comunque, magie. Facciamo un bel Esna, visto che non ho l'erba dell'eco. Non voglio sprecare le panacee, preferisco utilizzare le magie. Ah, c'è da dire che qua la situazione è un po' particolare. Perché, no, cioè, nonostante le mie protezioni, nonostante tutto. No, non capisco come subisco veramente tutti questi danni di HP, mentre invece Cecil è tranquillo. Cioè, non subisce quasi niente. E gli altri praticamente ci schioppano. Nonostante ho le difese, ho tutto, quindi non capisco. Cioè, veramente, non riesco. Che poi sì, posso salire di livello, posso fare tutto quello che vuoi, ma. Cioè. Non lo so, è strana questa cosa. Esploriamo, diciamo, tutta la zona. La porta è un mostro. Bene. Beh, cosa posso utilizzare qua? Terremoto. Vediamo che cosa succede con terremoto. E beh. Attacchi mortali così a caso sono sempre quelli che mi piacciono di più. Giustamente la porta crepa e Iridia non sopravvive, che era quella che mi interessava. Ok, qua cosa c'è? Gran pozione. E qua. Etere. Anche qua la porta è un mostro. E vabbè. Rip Cecil.
Stanza vuota, GG per la stanza vuota. Beh, terremoto è fortissima. Una dimensione. E ancora una volta Cecil ci rimette le penne. RIP Cecil, come si suol dire. Anche qua, stanza vuota. GG, grazie per la stanza vuota. È stato un piacere. Allora, andiamo dall'altro lato. Vediamo cosa c'è da questo lato, visto che... Eppure qua stiamo continuando il dungeon, quindi io da un lato non vorrei effettivamente. Cioè voglio tornare indietro perché ancora io... esatto, questa zona non l'ho esplorata. E tra l'altro lì c'è anche quella porta che vorrei... Ottenute frecce velenose. Tre tamburi della terra. Ottimo. Ho fatto bene a esplorare allora. Tamburi della terra sono ottimi. Allora, voglio entrare in quella porta perché voglio vedere che cosa c'è, visto che là sembra... la situazione si sta complicando perché... Perché il fatto di utilizzare comunque Rinascita come magia, a volte è un mostro. Bravo Kane. Ecco, recuperiamo un po' di PM, che è la cosa migliore. Ora ci vorrebbe che Kane non atterrasse, lui facesse l'attacco che fallisce perché Kane non c'è. Ah, si sfoga su un altro. Benissimo. GG. Assolutamente GG. Assolutamente GG. Oh, qua ci sono due forziere almeno, non sono due porte vuote. Etere. Allora, devo utilizzare necessariamente una panacea sul rosa. Bene. Rinascita, ok. Purtroppo la situazione è questa. Con Edge in realtà dovrei sfruttare di più le sue tecniche ninja. Kotetsu. Vedi, vedi, vedi. Questo è interessante. Bravo, così diventa un po' più offensivo anche lui. Madonna, c'è quel gruppo di mostri con la chimera, eccetera, che mi dà... Benissimo. Allora, vedete, da qua adesso devo...
Consumiamole ormai queste pozioni. Tanto ormai non le utilizzo più, quindi. Bene, piano numero. Madonna, è allucinante! Cioè, se becco la chimera, io sono fottuto. Io non capisco come faccio a shottarmi. Cioè, proprio. È pazzesco. È anche ridicolo. Perché comunque gli altri mostri sono scarsi. E invece questo mi shotta. Qui la corda è spezzata. Però esatto, prima andiamo di qui. Oh, una coda di fenice. Però qua mi sa che continuiamo. Quindi no, aspettate un attimo. Utilizziamo l'altra corda per scendere. Allora, questa non dovrebbe essere spezzata. Quindi esatto, mi fa scendere. E prendiamo quest'altro forziere. Che poi, ridendo e scherzando, hanno un sacco di HP questi mostri. Cioè, anche il pipistrello più scarso ha almeno un 6.000 HP. Diciamo che per dei mob 6.000 HP, non lo so, forse mi sembrano. Beh, dipende che mob, ma mi sembrano un po' eccessivi. Che poi, tra l'altro, ti danno pochissimo di esperienza. Vabbè. Sì, va bene. Avanti, la fiera la sagra del miss. Sì, vabbè, utilizziamo la coda di Fenice, tanto. Usiamo anche le gran pozioni, almeno sprechiamo meno MP. Bella la stanza vuota. Cioè, con queste porte uno ti crepa per forza, a meno che non lo sciotti, ma. A meno che non lo sciotti, se no è finita. Allora, da là ci entriamo dopo. Madonna mia, quante porte ci sono. Che cazzo è un labirinto? Cioè, è pieno di porte.
Ah no, qua sicuro si continua, quindi no. Niente, affrontiamo ste porte. La porta è un mostro. Vabbè. Certo che Cecil che fa il miss proprio. Vabbè. Ah, allora, un'altra volta, rinascita. Niente, contro le porte, questa è la routine. Oh, qua almeno ci sono due forzieri, dai. Un'altra Kotetsu, quindi direi ottimo. Così il potere d'attacco di Edge arriva addirittura a 90. E un cappuccio nero, che il cappuccio nero... Solitamente, esatto, significa molta evasione, molta difesa, però perdo 5 in forza, vabbè, ci può stare, un piccolo compromesso che secondo me per un po' di destrezza in più, magari qualche miss, qualche dodge, c'è assurdo, ci sono le chimere che sono troppo forti, cioè ho provato a buttarle giù, niente, non puoi fare niente. Cioè, con due colpi di fiammata ti sciottano. Ti sciottano. Ciao Rosa. Quindi. Niente, ogni volta devo fare questa routine. È così. Oh. Qua c'è un punto di salvataggio, va bene, questa è carina come cosa, anche perché dopo ci andrò sicuramente, più che altro per il ripristino degli MP. Quello penso sia una delle cose fondamentali. Niente, non ci arrivo a sconfiggerlo prima. Non ci arrivo per un pelo. Stanza vuota. Anche qua ancora. Rinascita per Rosa. Che ultimamente mirano tutti a Rosa. Non capisco perché. Bene che può essere buona, però.
No, ho sbagliato. Corrido, devo fare terremoto. Rip Kane. Cerchiamo di essere più veloci, vediamo magari. Questa volta ce l'abbiamo fatta. La rapidità ci ha premiato. Oh, qui ci sono forzieri. Grazie. Almeno non ho sprecato una porta per nulla. Sì che è sempre esperienza, però. Sipario di luce. Che non ho idea di che cosa possa essere, a dire la verità. Elisir. E Shuriken Sibilante. Questo è un oggetto da lancio. Che poi io praticamente... Ecco. Ho incontrato un'altra squadra di chimere, però la cosa non mi dispiace perché così almeno adesso sfrutto il salvataggio. E stavo dicendo che io poi... Oh no, non era qua. Cioè, stavo dicendo che io sono uno che i combattimenti... Un'altra squadra di chimera. E comunque stavo dicendo, io sono un tipo che tendenzialmente non skippa i combattimenti. Quindi mi faccio fregare anche da questo. Allora, usiamo un padiglione. Così ne approfitto per curare tutti, prendere PM, fare tutto quello che è possibile. E salviamo anche la partita e la risalvo qui, esattamente. Potrei dire che effettivamente per questa puntata possa essere tutto, perché vi lascio qualche combattimento con le porte, vi lascio qualche cosina. Quindi sì, direi che per il momento possa essere tutto e continuiamo nella prossima puntata con l'esplorazione di questo dungeon. Alla prossima!